Bevi, bevi, metti in bocca. Alla Pecosh. Bevi, bevi. La nostra avventura gastronomica a Napoli inizia da qui, ne vedrete delle belle. Mia cugina non era preparata a tutto questo cibo. Certo che la giornata è iniziata bene, 20 minuti di ritardo, Alla grande. Vai, però siamo carichi per Napoli. Taglia, mi ha dato una gomitata in testa. Allora, prima tappa a Atanasio. Andiamo a mangiare la sfogliatella da Atanasio. Voglio la nuvoletta. Ma Poppella è stato chiuso. Dobbiamo trovare un altro che fa le nuvolette. Vabbè, questa è la stazione centrale. Totalmente caos a Napoli. No, ma l'odore che si sente è una cosa assurda. Siamo appena arrivati alla stazione centrale e a pochi passi ci sta Atanasio. Quindi primo street food napoletano, sfogliatella da Atanasio. Questo qua è Atanasio. Ecco, sfogliatelle calde da Atanasio. Uno dei migliori qua a Napoli. Abbiamo appena preso il ticket, da pochi passi dalla stazione, quindi c'è Atanasio. Atanasio, oltre alle sfogliatelle, produce anche altri dolci, ma noi siamo venuti qui per la sfogliatella calda. C'è proprio l'imbarazzo della scelta, A me è una sfogliatella normale. Due sfogliatelle normali. Prego. Oggi paga solo lei. Offri il collo. 3 sfogliatelle, 5,10 euro. Qui mia cugina attiva la modalità Jurassic Park e siamo solo all'inizio, però ti fa venire voglia di mangiare. Adesso la voglio provare anch'io. Test del crunch. Da Atanasio, la miglior sfogliatella di Napoli. Il nostro tour del cibo continua, andremo da Enrico Porza al Vomero. Abbiamo fame! Inizia la seconda tappa di questo video. Siamo al Vomero per assaggiare la famosa pizza da Enrico Porzio. Ci hanno chiamato, stiamo entrando da Enrico Porzio. Ci siamo appena seduti. Aprendo il menu ho trovato l'imbarazzo della scelta. Ci sono le pizze classiche e quelle gourmet. Quale sceglieremo? Bella domanda. Bella domanda. Per me è una vegana, grazie. Sì. Tu la vuoi? Non passare al lato oscuro della frittatina. Il morso del tirannosauro. Sono appena arrivate le pizze. Margherito. Per te che cos'è? Che lalla. Che lalla. E per te? Poker estivo. Poker estivo. Guardate che pizza. Ma questa qua comunque mi devo assaggiare una fetta. Devo dire la verità, la pizza è buona, si sentono anche gli ingredienti freschi e persino la cottura è ottima. Però per me ci sono anche pizzerie meno conosciute che fanno una pizza più buona. Voto 8. E vai con l'assaggio. Cornicione di ricotta, Margherito. A me non è rimasto niente nel piatto, ma a te è rimasta la pizza, avevi fame, sfogliatelle e poi rimane la pizza nel piatto. Pure Davide ha finito tutta la pizza. Da come si può vedere dalla mia faccia, ero al limite, ma non mi sono arresa. Nella terza parte di questo tour gastronomico andremo a via Toledo, ammirando la mitica metro. Prossima tappa, graffetto allo chalet Ciro. Siamo appena arrivati a Toledo, ma Toledo è proprio lo street food napoletano. Anche se è estate, comunque ci sta molta gente. Prossima tappa, chalet Ciro con il graffetto. Questo è lo chalet Ciro. Proviamo il graffetto. Guarda che dopo mi ringrazierai per questo graffetto. Vedremo. Guarda che buono. Sono inutili altri convenevoli. Vi lascio ammirare la preparazione del graffetto allo chalet Ciro. E vai, maestro! Vediamo sta preparazione. Quindi da 3. E mi dispiace per voi, Cito. Non intero. Ah, si chiude pure? Sì, sì. Tipo sandwich. E ora si deve mangiare. La bavetta, rigorosamente. Ah, direttamente la bavetta. L'importante è che non si sporcava nessuno. Ma chi inizia a mangiarlo? Davide, Davide. Inizia tu. Buona,
Poi mi dici com'era, Buono. Com'è? Dentro sta morendo. Dai un altro morso. Adesso lo provo pure io. Una bomba. Dopo aver mangiato l'impossibile andiamo al murales di Maradona, nei quartieri spagnoli. Dopo aver ammirato il murales di Maradona, non resta che provare la famosa nuvoletta da Casa Infante. Ecco la famosa nuvoletta. Mamma mia. Ma ti mangi pure questa? Dopo tutto quello che abbiamo mangiato. Questa nuvoletta. Ecco la famosa nuvoletta, il nostro terzo passo, credo, della giornata. Vai prima tu con l'assaggio, A te mi volevo far scattare. Ti gusta questa? Guardate. Ora tocca anche a me assaggiarla. Buonissimo. Ma quelli che mangiano al McDonald's a Napoli, che problemi tengono? Questa è la vera domanda della vita. A pancia piena ci siamo imbattuti nella zona dove vengono riprese le scene di Mare Fuori. Non è un carcere, ma la base della guardia costiera e sta a pochi passi da Toledo. Ovviamente, chi è fan della serie, consiglio di farsi un giro e ammirarla, senza dar fastidio al cast, però. Quanto costa di una di quelle cose? 2,50, già vanno. 2,50? Sì. Buona di sapere. Ti amo, Bevi, bevi, metti in bocca. Arabekosh! Bevi, bevi! Arabekosh! Ehi, bevi, bevi! Ah, così? Buonissima! Tu che fai schifo, messi un dinosauro, un bocco a chi te... Mamma mia, è stata un'apocalisse, sta limonata a coscia aperta. Però ne è valsa la pena, Secondo me questo è stato... E come ultima tappa di questo street food siamo andate da Cuori di Sfogliatella e la particolarità di questo posto sono appunto le sfogliatelle dai molteplici gusti. Ma noi ci mettiamo sempre il cuore, anche quando mangiamo. Io provo questa qua al pan di stelle. Buona. Buonissima. Sembrerà strano, ma preferisco quella alla pan di stelle rispetto alla normale. Anche se Atanasio può un altro livello. Siamo appena arrivati alla stazione, il video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché la prossima volta andremo a Bologna per provare il cibo bolognese. Iscrivetevi al canale. Se no niente tortellini fritti.